Svolta ad Ascoli Piceno in piazza Arringo, la settima edizione di SU Cane, sfilata per cani. La manifestazione organizzata dalla Simbiosi Marketing con il patrocinio dell'amministrazione comunale ha visto la partecipazione di ben 30 cani di diverse razze che si sono esibiti sulla passerella accompagnati dai loro amici padroni. Numerosi sono gli spettatori che, richiamati dalla simpatica atmosfera, hanno applaudito le evoluzioni dei curiosi modelli. Diversi sono stati i premi assegnati ai vincitori, scelti da una speciale giuria. È stato un evento molto divertente, presentato da Gabriele Brandozzi e da Patrizia Calcagni, coordinato dall'Associazione Cambiamente, da Educazione Cinofila Trainer Dog e Cat Witness, con la partecipazione di educatori cinofili dell'Oasi Rifugio Appa, di Medi Rebau, Pet Service ed altri. La finalità primaria è stata quella di sensibilizzare ulteriormente le persone verso i nostri cari amici animali. Che è un boxer di 4 mesi. Ecco Bonnie, dov'è? Eccola qua. Si rifiuta. Dai Bonnie, facci questa passerella. No, ha detto io sto qui. Vediamo se riusciamo a convincere Bonnie. Niente, Bonnie ha detto se mi volete guardare io sto qui. E fra un po' me ne vado, ecco, me ne vado. Tra gli applausi tutti quanti hanno fatto la loro passerella, eccola qua. E anche Bonnie ha concluso la sua passerella. Andiamo avanti con il numero 6, Zuccherino. Ce la farà? Ecco il Zuccherino. Vediamo se il Zuccherino ci concede la passerella. Sì, come no, insieme a Maria Rita. Vai Doggy. Un applauso anche a Kira, dai che ci tagliamo. Carino questo. Un applauso. Questo lo esponi? Sì, mo passo. Dai. Io che sono saputi questi cani, Antonella. Este per il più grassottello, il premio denominato Panzerotto, poi per
smilzo, o meglio il più magro, il premio smilzo. Per il cane più anziano il premio fedeltà. Per il cane più birbaccione, ovviamente nell'incedere sulla passerella per come si sarà comportato, il premio fantasia. Poi per il più dolce il premio tenero. Chloe, da quest'altra parte, vai. Beh, sto mangiando un attimo, per favore, ecco. Dai Chloe, un bel salto. Dai. Bel salto. Bravissima. Bravissima, sarà una femmina, sì. Bravissima. E anche Chloe sta concludendo la sua passerella. Prego. Grazie. Eccola. Eccolo. Ma anche... Anche lui ha detto... Sì, ok, la faccio. Di corsa, però la faccio. Veloci, facciamo una cosa... breve, sbrighiamoci, il tempo è incerto. Bravissimo, bravissimo Noam. Allora andiamo avanti con, eccoci, un barboncino di 3 mesi, anni, 3 anni. Che ha fatto l'aspettata? Naturalmente se c'è qualche cagnolino che sa fare qualcosa di particolare, quando vi trovate davanti alla giuria, fatelo esibire pure. Benissimo, salutiamo Anna. Eccolo qua. Eccola qua. Vai Safira, brava. Benissimo, salutiamo Safira. E al numero 16 Giada accompagna Quentin, è un border di 5 anni. Quentin. Eccolo. Vediamo, sì, perfetto, salto. Passerella. Un applauso anche a Quentin. Carlino di 5 mesi. Naturalmente, farlo salire. Bellissimo. Però. Precious ha solo 5 mesi. Ma diventa grande. Attenzione. Un applauso a Precious. 6 mesi. Sì, ok. Un applauso a Kira. Velocissima la passerella di Akira, ma secondo me era Sonia che correva. E andiamo avanti invece con Barbara che accompagna Ren, un husky di 6 mesi. Ren. Ken. Complimenti alla K. Ken, vai. Ecco, ha anche salutato, perfetto. Ecco, me l'avevi promesso. Il numero 20, Veronica con Bruna. Ora Veronica è Bruna è il cane. Bruno, anche qui la complimenti. Allora Bruno,
che è il cane, accompagnato da Veronica. È un meticcio di un anno. Vai Bruno, bravissimo! Bravo Bruno! Ecco Bruno che conclude la sua passerella. Abbiamo Marisa che accompagna Poldo, un meticcio di 10 anni. Ecco Poldo, mi raccomando con gli applausi, fatemi sentire. Anche loro gradiscono molto. Se no vi mettevamo la musica a palla e dopo non si sentiva nulla. Invece gli applausi sono più gradevoli. Ecco Poldo che conclude la sua sfilata molto dignitosamente, devo dire, a testa alta. Bravo. I due, Chiara che accompagna Ariel che è un labrador di 8 anni. Ariel, eccola. 8 mesi? Ecco, magari se ci scriviamo anche mesi. Allora qui dalla giuria del popolo qua, che è sempre quella più valida, mi dicono 8 mesi. Noi crediamo al popolo, quindi aggiudicato 8 mesi per Ariel. Andiamo avanti, il numero 23, Ida che accompagna Nina. Nina è un meticcio di 10, ma chi può dirlo, anni. Nina. Mesi. Ok, adesso facciamo un piccolo referendum. Di sicuro è Nina. E ha 10 anni, qui mi dicono dalla giuria 10 anni. Confermato 10 anni. Basta. Allora andiamo avanti e abbiamo il Bobo. Un applauso per Bobo. E siamo quasi al termine, quindi adesso vi potete anche spermettere con gli applausi, perché siamo quasi per finire, non vi dovete tenere. Abbiamo Claudia che accompagna. Ne sono certa. Ce la farà anche a saltare. No, sì, forse. Eccola qua, Luna, è una meticcia di 9 anni, simpaticissima, accompagnata da Claudia. E salutiamo Luna e diamo il benvenuto a Artù, accompagnato da Anna Maria, è un Cavalier King di 21 mesi, qui siamo precisi, a tua. Veramente, qui proprio 21 mesi e mezzo. Ci siamo quasi, spero che la giuria abbia preso già tutti gli appunti. Non vi basate sugli applausi giurati, che gli applausi sono stati un po' miseri. Ma vabbè. Fai un bel salto, Pirillo. Chiamare applauso. È da applauso. Dai, dai, che ce la devi fare. Fallo ballare. Wow. 5 euro. È un trovatello, Birillo. Doppio applauso. Arrivando, certo, noi lo aspettiamo. Bimbo. Arriva, arriva. Ecco, di corsa arriva. Bimbo! Vai Bimbo! Mannaggia! Ok! Vai Bimbo! Sempre il solito applauso, va benissimo! Claudia con un sacco di cani abbiamo visto un sacco di volte sulla passerella! Brava pure a Claudia allora! E ancora, siamo all'ultimo, no, al penultimo direi! Abbiamo Silvano con Mico
che è un maltese di 5 anni. Vai Silviano, dove sei? Eccolo! Il maltese, Mico! Tutti Mico! Vai Mico! Vai Mico, sono la più sorella. Amico è forte. Adesso un bel salto. Amico, bravissimo! È carina, excuse me, è carina, è uno Staffordshire di 2 anni. Tatiana e Carina sono le due padroncine. Invece Stitch è uno Staffordshire di 2 anni. Mamma mia! E ci siamo! E mi raccomando, tutti qui per vedere poi i vincitori. Naturalmente invitiamo a non allontanarsi, perché questo è un po' il momento clou dove dobbiamo fare un po' di conteggi. Passeranno circa 10 minuti, se qualcuno vuole allontanarsi temporaneamente poi potrà riconquistare il suo posto per seguire la premiazione. Ricordo i premi: Panzerotto per il più grassottello, poi The Best per il più bello, per il più magro il premio Smilzo, poi il premio Fedeltà per il cane più anziano, il premio Fantasia per il più birbaccione, il premio Tenerone per il più dolce, in simbiosi per quello più somigliante al proprio padrone, Pisolo per il cane che si è presa più comoda, poi lo Special One per il cane. Ecco, la storia è vero, qui ora non riusciremo a poter identificare quale ha una storia più particolare rispetto ad altri. Come facciamo per assegnare questo premio? Allora io direi di sentire di qualcuno di coloro che abbiamo nominato e che ha accompagnato i cani di avvicinarsi all'organizzazione e di raccontare qualche storia particolare. Quindi ok, così ora facciamo un po' di conteggi e poi nomineremo i vincitori e daremo i premi. Intanto voglio ricordare, anche se qualcuno si è allontanato ma sentirà ugualmente la mia voce, che questo è un weekend ricco di iniziative qui ad Ascoli Piceno, organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con Simbiosi Marketing, curato naturalmente tutto da Simbiosi Marketing. Bravissima!
forzare, eh? Dagli una crocchettina. Allora, facciamo una cosa più seria. Ah, scusami, non so se ce l'ho tutti i cani. Una volta. No. Però sicuramente lo faremo sapere, tramite anche simbiosi non è un problema. Prego. È in meditazione. Sì, sì, anche. È più interessato a mangiare. Sì? Allora, alla fine non ce la faccio. Oh, bravo, bravissimo. Vedi, fai foto. Tranquillo, su, scatta tutti, babbo. Bravissimo. E tu comunque devi dare il tempo. È attratto dalle macchie vivo. Ah, mettiamo qua. Allora, per farlo saltare sulla ruota vi mettete in mezzo, uno dietro e l'altro. Ok, inserisci la mano all'interno della ruota, così è facile. Aspetta, facciamo il passo di là, così me la può prendere. Ok, gira lo stacco. Facciamo così, gli diamo un croccantino che sicuramente. Allora, ti aiuto, te lo tengo al guinzaglio e tu gli metti la mano oltre alla ruota. Come si chiama? Prendi. Ok, vai di là, prendi, vada qua, metti la mano di là, a gira l'ostacolo, vai oltre l'ostacolo, perfetto, così andiamo. Allora facciamo così, tu con la mano proprio oltre, sì. Ti metti sempre di lato perché altrimenti ti chiudi il passaggio. Qua di più, perché, oh perfetto, l'ha visto, non fa niente, aspetta che lo faccio. Ok, a te. Amori, prendi. Bella foto quando sta lì. Guarda un po', prendi qua. Mi piace. Quelli non avete fatto la mano. Bravissimo, metti la mano oltre. Ok. E piano piano la muovi. La sposti verso. Ok, così. Perfetto. Ok, questo è il. Così si inizia a costruire. Poi devi avere il coraggio, è un po' il tiro per voi, eh. Si parte da un'altezza più bassa. Bravo, dai, bravissimo. Daglielo, è a posto. Bravo, c'è qui, questo. Ok, ti lascio le pizza. Bravo, tieni. Bravissimo. Bravissimo, prego. Lo vuoi? No, gliel'hai fregata. Grazie. Arsène Lupin. È lui. No, voglio vedere. Punto sulla 3/4. Allora, prova sempre in questi casi, mi sembra bravo soprattutto in considerazione che c'è molta distanza, poi magari a casa riesce a più. In
sbaglio lei. Ok, facciamo così. Ce lo blocchiamo, amore. Dai! Tanto si sposta. Dai, dai, ciao. Va bene così, un passino alla volta. Piano piano, ce lo facciamo trovare. È un pigrone, no? No, un po' di moroccio. Adesso la posizione. Dai, salta! Salta! Dai, salta! Dai! Dai! Dai che ce la fai! Dai! Si muove anche un po', eh? Dai! Dai che ce la fai! Lancia! Come si chiama? Safira. Safira. Vai, salta! Dai! Niente, ce la pensavo. Qua, qua! Allora, qua, 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 qua! Non dire aiuto a me, io più di questo non ti posso fare. Dai, brava! Dai, andiamo insieme, su, dai! 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 No, no, è bella! Elisa Celiani e Chiara Ascani, allora possiamo dare, mi ricordo il tuo nome? Antonella, allora da te andiamo a sentire i nomi dei vincitori. Allora, per il premio Panzerotto lo diamo a Stitch, uno Staffordshire di 2 anni con Tatiana e Carina. Allora, il premio Panzerotto a Stitch, eccolo qua, un premio, un diploma, la coccarda. E poi biscotti, ciotolina e crocchette. Bene, grazie, complimenti. Allora, andiamo avanti. Non potevamo non premiare lo smilzo. Allora, il premio smilzo va a Re Bob. Re Bob, vediamo dov'è. Speriamo, eccolo qua. Che lui non poteva giustamente essere che lui, elegantissimo, comunque è un'eleganza veramente unica. Ecco anche per lui i premi, diploma, coccarda e anche ciotolina, crocchette, biscottini. Allora, ancora un premio. Passiamo al premio fedeltà. Allora abbiamo Poldo, meticcio di 10 anni con Marisa. Poldo, eccolo qua, premio fedeltà a questo meticcio di 10 anni. Allora anche per lui il diploma e la coccarda, diploma di partecipazione e la coccarda che ora indossa. Giovanni, dov'è Giovanni che deve fare delle riprese? Allora, ecco qua, possiamo un applauso ovviamente, naturalmente anche a Poldo. Allora, bene, complimenti dunque anche a Chloe per questo premio. Ecco qua, andiamo avanti. Antonella. Mia, Samoiedo di 8 mesi accompagnata da Laura. Allora, Mia, premio Tenerone. Deve venire. Allora, aspettiamo, andiamo all'altro premio poi. Certamente. Allora, Antonella, possiamo continuare? Allora, the best va a Ken.
Husky di 10 mesi accompagnato da Barbara. No, il premio. Ecco Ken. Eccolo qua, l'elegantissimo Ken, anche per lui. Che premio ha vinto Antonella? The Best. Ah, il premio The Best, il più bello. Beh, effettivamente è proprio bello. Allora, premio anche per The Best, il nome del cane? Ken. Ken, coccarda, diploma e poi da trainer, crocchette, biscottini e ciotolina. Anche per lui un bel applauso a Ken. Andiamo a mangiare, andiamo. Ringraziato, bravo Ken. Ecco qui il tenerone mia. Eccolo qua, premio tenerone. Mia riceve anche Mia il diploma, la coccarda e ciotolina, biscotti e crocchette da trainer. Grazie. Allora, passiamo al premio in simbiosi. Qui abbiamo un pari merito, quindi abbiamo dato due premi. Il primo va ad Artù, Golden Retriever di 18 mesi con Stefano. Allora Artù, vediamo se arriva qui due premi, come stavamo appunto dicendo, dopo due simbiosi. Manca un... Ah, va bene, dopo comunque se c'è qualcuno da consegnare più tardi lo faremo, intanto puoi ripetere... Ma chi è che ha sbagliato a casa? Dopo Antonella... Allora, sentiamo... Scusa, Alessandra con Chloe, se può venire un attimo che gli hanno sbagliato il... Uno di quelli che abbiamo premiato abbiamo sbagliato l'attestato. Ecco. Allora, qualcuno che ha ricevuto il premio, eccolo qua, probabilmente da invertire, ecco, può, per Chloe cosa abbiamo? Eccolo qua, a posto, abbiamo recuperato. Allora, eravamo a simbiosi, il premio con Artù, scatta, tu che hai ricevuto già il suo premio e poi, e abbiamo Zuccherino, anche per lui il premio in simbiosi, eccolo qua Zuccherino. Fantastici. Zuccherino è uno shih tzu di 3 anni con la sua padrona Maria Rita. Eccolo qua anche lei, il diploma, crocchette, ciotoline, biscotti. Andiamo avanti con Pisolo. Il premio Pisolo. Arrivederci e grazie. Il premio Pisolo va a Bonnie. Bonnie vince il premio Pisolo, il cane che se l'è presa più comoda, no? Era questa la motivazione. Eccolo qua, che viene premiato. Ciotolina, crocchette, ecco anche l'inquadratura. Noi stiamo... Sì, allora siamo arrivati all'ultimo premio. Anche qui abbiamo un pari merito. Allora, abbiamo lo Special One. Special One assegnato a? Anna, Barboncino. Eccolo qua, bene. Tra gli applausi arriva Anna, se non ho capito male, bene. Bel applauso anche a lui e premio per il vincitore. Non serve che lo tieni. Sono due anche in questo caso. Con carta, diploma e regalo. E si prepara Birillo. Birillo anche lui. Il premio. Eccolo qua. Bravo Birillo. È primo anche Birillo con la coccarda, il diploma. Eccola, ecco, facciamo questo che indossa, bravissimo, è molto bello, bravo Birillo, bravo e complimenti ancora. Abbiamo terminato? Buona Pasqua! Grazie anche a lei. Allora, a questo punto direi di fare un bel applauso a tutti coloro che hanno ricevuto premi, ma naturalmente a tutti coloro che hanno partecipato a questa 7ª edizione di Yes You Can, una manifestazione molto simpatica come avete avuto modo.
Vabbè. Vabbè, ecco, però bene. Anzi, già sta sfilando. Allora, se ci consegnate la lista, noi siamo più che pronti. I modelli anche? Ah, i modelli, eh.